Ciao a tutti, oggi io e Dario vi parleremo delle piante d'appartamento. In natura non esistono piante da interno, ma semplicemente perché queste fanno parte di una categoria di piante che crescono in ambienti molto caldi ed umidi, come quello equatoriale oppure quello tropicale, dove le temperature sono estremamente alte e soprattutto costanti da gennaio fino a dicembre. Quindi per poterle coltivare ed allevare nel modo migliore bisogna ripararle e ricoverarle nei nostri appartamenti nel periodo invernale. La scelta dipende da due fattori fondamentali: la luce e lo spazio. Chiaramente dovete considerare che ogni pianta che voi comprate, quando la comprerete, avrà una dimensione, ma dovrete sempre informarvi su che dimensione arriverà e raggiungerà a maturità. Facciamo un esempio: questo è il Ficus benjamina. È una pianta che in natura può crescere fino a 15-20 metri. Considerate che nessuna abitazione avrà un soffitto così alto. Magari. Quindi chiaramente considerate che qualsiasi pianta, una volta che è coltivata esclusivamente in vaso, tende a nanizzarsi e in appartamento avrà un'altezza massima di 4-5 metri. Sì, anche più bassa, perché anche comunque bassa. Dobbiamo mantenerla. Dipende chiaramente dallo spazio che avete. Quindi 2,5 metri massimo. Sì. Un altro esempio è la Dipsis lutescens. È una palma molto gettonata e famosissima per la coltivazione negli ambienti interni durante il periodo invernale. Questa in natura può raggiungere anche i 10, 15, 20 metri, mentre in coltivazione in vaso i 2, 3 metri al massimo. Maggiore è la dimensione del vaso nella quale sono coltivate, maggiore saranno le dimensioni che raggiungeranno. Un'altra alternativa è il pothos, che può essere coltivato sia come pianta ricadente, quindi per adornare delle fioriere sopraelevate, o altrimenti allevato facendolo sviluppare attorno a questo tutore, quindi sviluppandosi in verticale. Un'altra soluzione è questa, ad esempio con la Zamio culcas. È una pianta di origine equatoriale e ha uno sviluppo medio sul metro, metro e mezzo al massimo, quindi la potete mettere in qualsiasi tipologia di ambiente, anche in un vano scala. Esatto. Adesso Dario vi spiegherà come fare a rinvasare. Tutte le piante e il materiale necessario al rinvaso l'abbiamo trovato da Obi. Lo potete leggere qui sotto oppure sul sito di Obi Italia. Iniziamo con il rinvaso. Quando si sceglie un vaso per una pianta d'appartamento è sempre importante selezionare un materiale leggero. Nel caso specifico è una plastica ad alta densità, quindi robusto però facile da maneggiare. Questo è un vaso con un sistema di riserva d'acqua. Ha infatti sul fondo un sistema di separazione tra quello che è il fondo del vaso e poi il nostro terriccio di coltivazione. L'acqua viene versata all'interno di questo tubicino e quando raggiunge il livello, un galleggiante che si trova all'interno del tubicino indicherà il livello di acqua che abbiamo versato. Come fa la pianta però ad assorbire quest'acqua? Per trasmissione. L'acqua per risalita bagnerà le radici in questo sistema. I lembi di feltro si imbeveranno di acqua. Quando saranno saturi, trasmetteranno l'acqua al terriccio che è direttamente a contatto con il fondo del vaso. Iniziamo con il travaso. Prima di riempire il vaso con il terriccio dobbiamo mettere uno strato di tessuto non tessuto. Serve ad evitare che il terriccio vada ad intasare i fori che ci sono sul fondo del vaso. Ne taglio una striscia di circa 35 cm che corrisponde al diametro del nostro vaso. Non è necessario che questo taglio venga fatto preciso, anzi più abbondante è meglio è, in modo tale che lo si possa risvoltare anche sulle pareti del vaso. In questo modo. Lo avvolgiamo anche intorno al tubicino. Ok. E mettiamo un primo strato di terriccio. Questa operazione potete farla con una paletta, ma è anche più bello sporcarsi le mani. Quindi solitamente questi lavori mi piace farli a mani nude.
mettete uno strato sottile di terra sul fondo del vaso, in modo tale che adesso il pane di radici della nostra pianta sia già a contatto col fondo del vaso, perché si bagnerà per capillarità. E adesso possiamo finire di riempire. È sempre necessario mantenere la posizione corretta che vogliamo dare alla nostra pianta e contemporaneamente riempire sui bordi. Ricordate di pigiare man mano con le dita, in modo tale da far aderire bene il terreno, il terriccio, scusate, con l'apparato radicale. Mi raccomando, non dovrete mai sormontare il colletto, ovvero la base del tronco, con il terriccio che mettete all'interno del vaso. Perfetto, direi che come travaso ci siamo. Possiamo bagnare. Sì. Il sistema di annaffiatura è completamente diverso da un vaso tradizionale. Si versa l'acqua all'interno di questo tubicino che porterà l'acqua sul fondo del vaso. Quando il fondo del vaso inizia a riempirsi, il galleggiante inizia a salire. Infatti io lo vedo già muoversi, ma tra un po' arriverà sul livello massimo. Tra l'altro non è necessario per forza raggiungere il massimo livello. Quando il livello dell'acqua si abbasserà, automaticamente anche il nostro indicatore ci dirà che è necessario riannaffiare. Non annaffiate mai direttamente il terriccio, perché in questo caso si rischierebbe di andare ad intasare il fondo del vaso e soprattutto ci sarebbe un eccesso di irrigazione che potrebbe far marcire le radici. I consigli, quelli per gestire e curare le vostre piante d'appartamento al top, sono quello di nebulizzare periodicamente con dell'acqua, mi raccomando, a temperatura ambiente e non fredda, perché andreste a creare uno shock termico alle foglie, l'intero fogliame. Occhio Dario, prima che... Mi raccomando, sollevate nel caso in cui la chioma fosse particolarmente fitta con la mano, in modo tale da nebulizzare anche la pagina inferiore, in modo tale da aumentare l'umidità attorno alla chioma e ricreare, non sarà sicuramente uguale a quella in natura, però un ambiente simile, un microclima simile. In alternativa possiamo anche utilizzare un concime liquido ad assorbimento fogliare. Lo misceliamo sempre nel nebulizzatore, agitiamo in modo tale da miscelare in maniera omogenea il prodotto e poi lo nebulizziamo sempre sulle foglie. Questo concime verrà assorbito a livello fogliare in modo più rapido rispetto a un concime granulare. Questa operazione deve essere eseguita almeno una volta ogni 3-4 giorni. Chiaramente dipende dalla temperatura e dall'umidità che avete nelle vostre case. In linea di massima considerate un paio di volte a settimana. Per quanto riguarda l'esposizione, un consiglio che possiamo darvi è quella di, chiaramente se avete la possibilità, magari davanti a una porta finestra o all'interno di una veranda, di riporre le vostre piante nel periodo invernale a diretto contatto con la luce dei raggi solari, ma questo perché l'intensità nel periodo invernale è nettamente inferiore rispetto a quella estiva e avrete delle piante sicuramente più sane e più belle rispetto a che in posizioni particolarmente ombreggiate, soprattutto con ombra cupa. Discorso diverso invece nel periodo estivo, dove vi consigliamo invece di riporle in una posizione magari al di sotto di un ulivo, di un piccolo albero che ha delle fronde non troppo compatte che lasci filtrare i raggi solari. Altro e ultimo consiglio, il passaggio, mi raccomando, da una posizione invernale a quella estiva deve mantenere la stessa intensità luminosa in modo tale da evitare stress per il cambio della posizione. Quindi un recap finale delle operazioni per mantenere sempre al top di forma le vostre piante sono: mai mantenerle vicino a fonti di calore dirette, irrigazioni o concimazioni regolari, nebulizzazioni ogni 3-4 giorni e un ringiovanimento del terriccio ogni quantomeno un anno. E poi che dire, tanto amore. Quello sempre. Buon giardinaggio a tutti.
Se ti è piaciuto questo video e ne vuoi scoprire altri, iscriviti al canale YouTube di Obi o altrimenti collegati al sito di Obi Italia.